C'era bisogno di una pandemia per aprirci gli occhi sullo stato della nostra sanità? Ospedali fatiscenti, posti letto mancanti, personale insufficiente. Ecco come siamo ridotti. In Italia il numero di posti letto totali è molto al di sotto della media dei paesi OCSE. In Germania i posti letto sono 8 ogni 1000 abitanti, in Austria 7, in Francia 6. Persino la Grecia, con 4 posti letto ogni 1000 abitanti, ne ha più di noi. In Italia, infatti, ne abbiamo 3,2. Per quanto riguarda le terapie intensive, il Covid ci ha colpito mentre avevamo solo 2,6 posti letto in terapia intensiva ogni 1000 abitanti, un numero che ci pone al 19° posto in Europa. L'Italia si piazza agli ultimi posti tra i paesi OCSE anche per il numero di infermieri ogni 1000 abitanti, con 5,5 infermieri. Francia e Germania ne hanno più del doppio. Questo è il risultato dei drammatici tagli alla sanità effettuati negli ultimi 20 anni, cioè da quando siamo entrati nell'euro, e delle politiche di austerità attuate da tutti i governi su pressione di Bruxelles. Tra il 2011 e il 2018 la Commissione europea ha formulato 63 raccomandazioni ai governi per indurli a tagliare la spesa per la sanità pubblica o a privatizzare i servizi sanitari. Le conseguenze per l'Italia? Drammatiche. Solo dal 2010 al 2019 sono stati sottratti al Servizio Sanitario Nazionale 36,7 miliardi di finanziamenti. Il grosso dei tagli è imputabile ai governi Monti, Letta e Renzi. I numeri parlano chiaro. Nel 2000 avevamo circa 268.000 posti letto, nel 2010 216.000, per arrivare al 2018 con meno di 190.000 posti letto, ben il 30% in meno. Come ha denunciato la Corte dei Conti, tutto questo ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate di fronte all'emergenza Covid-19. Chi ci ha guadagnato da tutto questo? Nel 1998, un anno dopo la sottoscrizione del patto di stabilità europeo che ha dato il via alla stagione dell'austerità, in Italia vi erano 1.381 istituti di cura, 61,3% pubblici e 38,7% privati. Nel 2007 erano 1.197, 55% pubblici e 45% privati. Nel 2017 erano scesi a 1.000, 51,8% pubblici e 48,2% privati. Secondo il Censis, nel 2018, 7 milioni di italiani sono stati costretti a fare debiti per curarsi. La situazione è diventata insostenibile. Abbiamo bisogno di un ingente piano di spesa pubblica per invertire la rotta, risollevare la sanità pubblica e porre rimedio agli errori del passato. Ma non sarà possibile farlo finché rimarremo all'interno della gabbia europea e finché non recupereremo la nostra sovranità monetaria. Solo un paese che controlla la propria moneta è in grado di assicurare una sanità di qualità a tutti i suoi cittadini. Lo dimostra il Giappone, che detiene il record assoluto di posti letto per 1000 abitanti. Davvero le follie europeiste valgono più della nostra salute?